Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio parlare con voi di un argomento piuttosto delicato. Su questo canale abbiamo parlato molto di narcisismo, di relazioni tossiche, ma non ci siamo mai soffermati sulle amicizie tossiche. E ho tanto da dire a riguardo, perché purtroppo anche qui ho avuto le mie brutte esperienze con persone che inizialmente si fingevano amiche, migliori amiche, quando poi invece ho scoperto che dietro le spalle dicevano e facevano tutt'altro. Amicizie che vi devo dire mi hanno fatto anche soffrire molto, perché personalmente mi do moltissimo, sia in amore che nelle amicizie. Sono una persona molto emotiva e che crede tanto nei rapporti, sia appunto di amicizia che di amore. Do tutta me stessa perché ci credo davvero tanto, e non avendo la cattiveria non penso che gli altri possano averla verso di me, quindi non vedo forse mai i primi segnali d'allarme. Forse più nell'amicizia è difficile quasi, e quindi tendo a fidarmi tantissimo delle persone per poi molto spesso rendermi conto fin troppo tardi che purtroppo non erano le amiche che pensavo fossero, e magari avevano un altro scopo dietro, oppure semplicemente non mi volevano bene davvero. Siccome sono una persona molto emotiva, è già la seconda volta che provo a fare questo video e non è assolutamente semplice, perché siccome sono persone che mi hanno fatto molto del male, per me è difficile parlarne, perché sono una persona che una volta che è stata male per qualcosa se lo tiene dentro e non lo esterna. È proprio mio carattere, sono fatta così. E così come tolgo la persona che mi ha fatto del male dalla mia vita, dai miei pensieri completamente, è come se chiudessi un cassetto totale. Non so se qualcuno di voi è come me, perché veramente io non conosco nessuno che sia così. È come se io chiudessi quel cassetto e non lo aprissi mai più, quindi non ci penso a quella persona, non parlo di quella persona. Perché se lo faccio, e se anche apro solo poco quel cassetto nella mia memoria, ci sto malissimo. E quindi per fare questo tipo di video, così come per i video sui narcisisti, devo riaprire quel cassetto e far riaffiorare tantissime emozioni, comunque negative, delusione, tanto rammarico, tanto sentirmi stupida perché mi sono fidata delle persone sbagliate che magari non conoscevo tanto. Però se, come vi ho detto sui video che ho fatto nelle relazioni tossiche, ve lo dico anche qui, se riesco ad aiutare anche una sola persona ne vale la pena di fare questo video, perché se vi riconoscete in queste dinamiche, se riesco a farvi magari capire determinate cose, perché ci sono già passata io da sorella maggiore, mi fa piacere, quindi sono felice di fare questo video. Siccome vi farò anche esempi molto specifici e vi parlerò di alcune cose accadute, e già immagino che molti di voi andranno a pensare: sta parlando di questa persona, sta parlando di questa persona. Voglio solo ricordarvi che la mia vita è nata ben prima di YouTube, ed ho anche nella mia vita amicizie di cui voi non sapete, quindi non pensate necessariamente di sapere di chi sto parlando, perché magari non è così. E poi lo sapete, io non voglio mai che dai miei video nascano polemiche, cattiverie verso i canali di altre persone o verso altre persone in generale, quindi vi prego di non farlo. Questo video lo faccio appunto solo per raccontare il mio vissuto e per cercare di far magari capire a qualcuno che si sta trovando nella stessa situazione che probabilmente quello che sta passando non è un rapporto di amicizia vera. Come potete vedere, sono completamente struccata, perché ci truccheremo assieme mentre vi racconto appunto queste mie esperienze molto difficili. Volevo solo farvi vedere le cosine che utilizzerò per il make up. Andiamo a provare il nuovo prodotto per sopracciglia di Benefit che mi è arrivato in questo pacchetto meraviglioso, e poi andiamo ad usare anche le ultime novità che mi sono arrivate invece da Too Faced. Anche Too Faced, sempre dei pacchetti fantastici, e questa è la collezione. Come al solito il mio Starbucks non può mancare mai, anche se mi hanno sbagliato l'ordine, avevo ordinato quelli natalizi e mi è arrivato il flat white, che è veramente flat, cioè non sa di niente. La prima cosa che ci tengo a dirvi: ho imparato che il love bombing non esiste soltanto in amore, ma esiste anche in amicizia, è la stessa identica cosa. Il love bombing è una tecnica
che utilizzano le persone che tendono a manipolare, che comunque non hanno buone intenzioni, che utilizzano nel primo periodo in cui ti conoscono per arrivare ad avere la tua fiducia ed il tuo affetto e per far sì che tu ti apra con loro. Mi è capitato più di una volta, vi devo dire, in particolare con una persona che si professava mia amica. Io l'avevo vista solo un paio di volte, quindi dentro di me pensavo, ma insomma, cioè, andiamo d'accordo, sì, però mi sembra esagerato parlare di me come se fossimo amiche di lunga data, perché io ho amici da 20 e più anni con cui veramente sono tanto amica, che sanno tutto di me e io so tutto di loro, ma ci vuole un po' ad arrivare a quel punto. Ed è come se nelle amicizie tossiche le persone che vogliono la vostra amicizia ma per comodi, per altri scopi, non si rendessero conto che per gli altri è strana questa cosa. Cioè, per me, mi ricordo che inizialmente era veramente strano, ma sono quelle cose che in realtà sono red flags, ma a cui tu non fai caso perché vuoi credere nella bontà o nel... non tanto nella bontà, ma nelle buone intenzioni dell'altra persona. E quindi, inizialmente, mi ricordo, non ci avevo fatto caso, però adesso, riguardandomi indietro, mi rendo conto che quella era una red flag gigantesca, ma io non avevo ascoltato il mio istinto, cosa che, come sapete, è sempre sbagliata. Vi consiglio sempre, sempre, sempre di ascoltare il vostro istinto. Ogni volta che non l'ho fatto nella mia vita, poi mi sono pentita, ne ho pagato le conseguenze. E inizialmente questa persona, io le ho voluto dare come il beneficio del dubbio, cioè nel senso, mi trovavo bene con questa persona. Era una persona veramente molto piacevole, che mi sembrava, tra l'altro, questa è un'altra cosa che ti frega, molte di queste persone sanno essere veramente comprensibili, sensibili, quindi è impensabile inizialmente che poi si rivelino tutta un'altra cosa rispetto a quello che tu avevi pensato in realtà. Ma ho imparato che anche nelle amicizie ci sono persone che, diciamo, indossano una maschera inizialmente, non si fanno vedere per la persona che sono davvero, e penso che sia perché si rendono conto poi in fondo che se si facessero vedere per quello che sono davvero, probabilmente gli altri non vorrebbero stargli accanto. Mi rendevo conto che questa persona non avesse amici, ma diciamo che poi ho capito il perché. Non che il non avere amici denoti assolutamente che una persona è maligna o che una persona ha cattive intenzioni, assolutamente no, però questa è un po' un'altra red flag a cui vi direi di stare attenti, a cui direi alla me del passato di stare attenta, perché non sempre, ma può essere una red flag se nessuno vuole avere a che fare con quella persona, spesso un perché c'è. Per esempio, con questa persona avevo instaurato un'amicizia che io pensavo fosse una vera amicizia, quindi volevo bene a questa persona, come in tutti i rapporti piano piano ti confidi con lei, ti apri, insomma, ci si sente sempre di più, ed ero arrivata ad un momento in cui pensavo veramente che fossimo molto amiche, quindi ho iniziato a passare un po' di tempo in più, sempre più tempo con questa persona, e mi rendevo conto un po' come nelle relazioni con un narcisista, ragazzi, io non so se questa persona sia narcisista, se sia borderline, ho i miei dubbi e i miei sospetti, ma per le letture che ho fatto di test di psicologia, ma sicuramente non posso diagnosticare nessuno, è un'idea che magari mi sono fatta poi io, ma esattamente come nelle relazioni narcisistiche, questa persona non appena ha avuto il mio affetto incondizionato, vogliamo chiamarlo così, perché si era conto che comunque ci tenevo a lei, ha iniziato a cambiare e io non ci potevo credere, ed esattamente come nelle relazioni narcisistiche, ogni tanto usciva con delle cose che io tipo rimanevo allibita, perché dicevo, ma come? Cioè, un senso di, mi viene da dire entitlement in inglese, tipo come se a questa persona fosse tutto dovuto, che poi è la stessa cosa che mi è capitata anche nelle relazioni che ho avuto con persone che avevano spiccatissimi tratti narcisistici, nel senso che rispondeva male, minacciava di andarsene se non facevo, non mi comportavo esattamente come voleva quella persona, e da lì ho iniziato un po' a cambiare idea su di lei, nel senso che mi rendevo conto che e c'è sempre questa dissonanza cognitiva di cui parlavamo anche nelle relazioni con i narcisisti, che inizialmente ti sembra una persona talmente splendida, talmente speciale, che ti senti così fortunata ad avere l'altra persona nella tua vita, che quando inizia a cambiare tu non ci puoi credere, praticamente
fai gaslighting a te stesso, cioè non credi al tuo stesso istinto e a quello che i tuoi occhi vedono, perché almeno io tendo a giustificare la persona. Se penso che sia una persona talmente speciale, vedo questi comportamenti ma li giustifico, dico boh vabbè tutti abbiamo una giornata, no, boh vabbè magari mi sono comportata male io, boh vabbè magari ho detto io qualcosa, anche se sotto sotto so che non è così, però non voglio, come, cioè ci tengo quel rapporto e quindi penso per così poco non voglio lasciare andare quella persona, comunque non voglio dire niente, questo è un altro un po' mio problema che non dico niente e quindi lascio stare. Non dopo tantissimo tempo in realtà la maschera di questa persona è crollata, perché io poi parlando con una persona che conoscevamo entrambe è venuto fuori che all'altra persona diceva delle cose, a me diceva l'esatto contrario, cioè a me mandava dei vocali dicendo ti ringrazio che in questo momento mi stai vicino eccetera eccetera, mentre all'altra persona diceva Nicole non mi sta vicino in un momento importante, quando a me diceva che io fossi l'unica persona che le stava vicino in quel momento. Quindi io sono rimasta abbastanza scioccata, perché praticamente alle altre persone lei raccontava cose completamente inventate per farmi passare in cattiva luce, e ancora oggi mi chiedo il perché, ancora oggi dico chissà come sarebbe andata poi quell'amicizia se io non avessi scoperto queste cose, se non fosse venuto tutto fuori, perché volevo veramente tanto bene a questa persona e ci sono stata molto molto male, anche se alla fine quando scopro queste cose decido di non volerci avere assolutamente più niente a che fare e poi rimango comunque su quella linea, però molto spesso ci penso, mi manca questa persona e in realtà un po' tutte le amicizie che io ho chiuso nel corso della mia vita da quando avevo tipo 5 anni, ogni tanto quella persona mi manca, ogni tanto penso magari la ricontatto e poi sono i miei stessi amici che l'hanno conosciuta che mi dicono ma stai scherzando, sei fuori di testa, cioè se lo fai tipo mi minacciano. E poi ti rimane questo amaro in bocca perché tu dici ok, hai fatto di tutto per essere mia amica, per avere un rapporto con me, per poi invece comportarti così, perché alla fine un rapporto onesto e sincero di amicizia, di confidarsi eccetera, questa persona non lo voleva. E non capisco se nelle relazioni narcisistiche la persona comunque mette su una maschera per poi cambiare completamente quando ti ha in pugno perché vuole controllarti e vuole stare con te, non capisco invece tanto questo comportamento nell'amicizia, nel senso che mi è difficile comprendere il perché allora far nascere un'amicizia con una persona che tu comunque non stimi o con cui comunque non hai intenzioni vere, intenzioni buone. L'unica cosa che mi viene da pensare è che comunque per un fatto di status, per un fatto di anche solo di dire no ho una migliore amica quando in realtà non è vero, penso che anche solo questo basti a questo genere di persona. Mi è successo anche un'altra volta e anche l'altra persona inizialmente si professava tanto mia amica e a me sembrava strano, ed ho capito nella vita che bisogna stare estremamente attenti quando è così. Se state frequentando una persona sia in amicizia che in amore, ma inizialmente vedete che questa persona è veramente troppo esagerata, dopo due volte che ti ha visto ti trova dei nomignoli, dice agli altri che siete migliori amiche, migliori amici, tutto questo, vedetela come una red flag. Non è detto che lo sia naturalmente, vi dico stateci attenti, e se qualcuno di voi ha avuto delle esperienze simili in amicizia che poi si è reso conto che inizialmente c'era troppo da parte sua, troppa insistenza, ma voi avete lasciato correre come ho fatto io, fatemelo sapere, perché sono molto curiosa di sapere se avete avuto esperienze simili o se comunque vi ritrovate in queste cose che vi sto dicendo. Un'altra esperienza molto simile, questa persona non l'ho conosciuta benissimo, però anche lì mi sembrava un rapporto molto bello. E anche lì mi sono resa conto che questa persona in realtà parlava male di me con gli altri, e mi sono resa conto perché altre persone che avevamo in comune hanno iniziato tipo a non parlarmi più, a togliermi dai social, e io non capivo perché tipo
io ero in strabuona fede, andavo d'accordo con tutte le persone di quel gruppo, diciamo, quindi non mi rendevo... No, cioè, io molto spesso cado tipo dal fico, non so come si dice, però no, non mi rendo conto perché sono in buona fede, quindi non vado a cercare la cattiveria o comunque per ogni cosa, non è che mi viene in mente, ah, ok, quella persona è cattiva, cattive intenzioni, no. E quindi molto spesso mi rendo conto quando è estremamente tardi, quella persona probabilmente alle spalle me ne ha già fatte di ogni. Quest'altra persona in particolare, mi ricordo che io avevo questi sospetti perché vedevo appunto atteggiamenti strani, non tanto da lei, ma dalle altre persone che avevamo in comune. E fino a quando poi, io mi ricordo che chiedevo a questa persona di vederci, eccetera, non poteva mai, ma... non è che vai a pensare c'è qualche problema, evidentemente, e tra l'altro era anche un periodo che questa persona era molto occupata, quindi... dicevo, ok, nessun problema, le ho chiesto un paio di volte di vederci, poi ho detto, vabbè, quando sarà libera, comunque si farà viva lei, perché di solito è così, cioè se ti chiedo di vederci più volte non puoi mai, perché comunque sei molto occupata, per me non c'è problema, ma magari poi ti fai viva tu quando hai tempo. Ecco, questa persona poi si è rifatta viva con me, dicendomene di ogni, a dire il vero, con molta aggressività, che io veramente non sapevo da dove arrivasse questa aggressività, e io rimango scioccata per queste cose, cioè è inutile, e mi sento anche scema a dirlo, perché vorrei invece essere più perspicace e capire, ma non è così, o almeno non sempre, purtroppo. E in modo molto aggressivo questa persona poi si lamentava con me del fatto che io non mi facessi mai viva e che non la invitassi per vederci, e io... ero abbastanza scioccata, dicevo, perché dico, ma come, scusami, cioè basta che vai a vederti le conversazioni in alto e lo vedi che in realtà ti ho chiesto di vederci più volte, ma comunque, cioè, una persona se le ricorda le cose, no? Quindi lì ho capito che ci sono persone che cercano zizzania, si dice così, cercano il confronto per il puro e semplice piacere di avere un confronto. Se non siete così, probabilmente vi sembrerà assurda questa affermazione, ma vi posso garantire che ho scoperto nella vita ci sono persone così, perché io con questa ragazza non avevo avuto nessun tipo di problema, ci divertivamo, cioè non è stato uno shock completo. E siccome io in queste situazioni, quando mi rendo conto di avere accanto una persona che comunque non sta bene, sta per dire, non è bello da dire, ma fa delle cose senza senso e che prova a trascinarmi in queste zizzanie, ok? Spero che si dica così, io è solo una cosa che diciamo a Trieste, no? Penso di sì. Che cosa faccio? Io piano piano mi allontano, lascio l'altra persona a fare i suoi problemi da sola, però, perché io non ci voglio entrare, non mi metto proprio neanche a discutere, perché capisco che quella persona è fatta così, quindi io piano piano prendo, mi allontano e sparisco. Questa è la mia tecnica quando vedo che le persone fanno tutto da sole e io sono lì tipo, what? Quindi prendo, mi allontano completamente. Il bello è che molto spesso poi queste persone si rifanno vive. Mi è capitato sia con una delle due persone di cui vi parlavo poco fa, che a distanza di non tantissimo tempo, una delle due, solo una delle due, l'altra no, perché penso che dopo che le è caduta la maschera così inaspettatamente non si farà mai più viva, l'altra invece si è rifatta viva, ma non ho avuto proprio interesse a risponderle, nonostante avessi apprezzato, perché per me... ormai, cioè io ormai non ero interessata all'amicizia con quella persona, e vi devo dire la verità, io ho tante amicizie che porto avanti, alcune dall'asilo nido, altre dalle elementari, altre dalle medie, altre da situazioni di vita, persone che appunto sono mie amiche da tanti anni e io so che potrei capitare a casa loro di notte, loro potrebbero fare la stessa cosa con me e saremmo felici di vederci, cioè sono persone a cui voglio un bene dell'anima e so che mi vogliono un bene dell'anima perché me lo dimostrano sempre. Tante amicizie di cui voi non avete neanche mai sentito parlare o comunque che vi ho accennato, ma sono persone che magari a cui non piace farsi vedere in videocamera, ma ho tanti amici stretti, persone, amici veri, amici di una vita. E quindi quando mi capitano queste cose con persone appena conosciute, e quello che penso è, ma io non ho bisogno
di avere rapporti finti, di cercare di capire se questa persona poi ha buone intenzioni oppure no, o darle il beneficio del dubbio, darle una seconda chance. Non mi interessa proprio, perché ho amici veri che a me ci tengono e che così non si comporterebbero mai. Quindi se devo scegliere il mio tempo libero a chi dedicarlo, lo dedico a chi se lo merita, a chi mi ha dimostrato tante volte che mi vuole bene, a chi mi ha aiutato nei momenti in cui ero veramente, cioè, più male non potevo stare. E queste sono le persone a cui io voglio dedicare il mio tempo, le mie attenzioni e il mio affetto. E quindi quando una persona del genere si rifà viva, io non rispondo, perché non, appunto, non me la sento. Sono una persona molto sensibile che ci sta tanto tanto male, e penso spesso che quando le persone poi si rifanno vive è perché tu non le hai ferite, ma loro sì, tu non gli hai fatto del male, ma loro sì, e quindi per loro è semplice rifarsi vive. Per me però non è altrettanto semplice lasciar perdere come se nulla fosse successo, e quindi preferisco lasciare stare. E il bello è che, nonostante sia stata io a decidere di chiudere queste amicizie, che non erano amicizie, di chiudere questi rapporti, ed è proprio questo il bello, tra virgolette, dei rapporti tossici, della dissonanza cognitiva, di persone che manipolano e che fingono di essere quello che non sono, che poi ti lasciano questo ricordo anche dei momenti belli, ed è difficilissimo concentrarsi invece sulle cose negative. Cioè devo auto-obbligarmi a pensare alle cose negative che queste persone mi hanno fatto, perché tendo a ricordarmi le cose positive, e quindi a volte, appunto, vorrei quasi ricontattarle e poi dico: no Nicole, cioè, ricordati che cosa ti ha fatto questa persona dopo, cioè non pensare alle cose belle, perché poi in realtà si è scoperto che di cose belle te ne ha fatte 5, di cose brutte 20, per dire, no? Però è difficile, perché ti lascia questa dissonanza cognitiva che non riesci a mettere assieme la persona con e senza la maschera, la persona buona e la persona cattiva, anche se non mi piace dire buono e cattivo, perché niente, tutto buono, tutto cattivo, ma per farvi capire, ho difficoltà anche con i miei ex ancora, tuttora, nonostante io sappia perfettamente che quella persona era una persona con spiccatissimi tratti narcisistici, che ha tentato di farmi del male in tutto e per tutto, in tutti i modi che aveva, e comunque a volte mi ricordo ancora delle cose positive e dipingo quella persona nella mia testa come una bella persona. Poi devo tipo scuotere la testa e ricordarmi invece di tutto il resto che quella persona mi ha fatto. Però a volte ho ancora questo sprint di dire: no, quella persona mi manca. E poi molto spesso sono amici che hanno conosciuto quella persona che mi dicono: no Nicole, cioè no, non farti viva, perché non se lo merita, basta quello che ti ha fatto, non vogliamo più sentirti piangere, basta. E però c'è molto, appunto, questo gioco di dissonanza che tu non riesci, almeno per me, almeno a me capita così, ed è proprio per questo che questi rapporti sono difficili da lasciare andare, perché sei sempre lì a pensare: no, ma questa persona in realtà mi vuole bene, perché quella volta ha detto così, ha fatto così. Quindi per quanto mi riguarda è estremamente difficile rendermi conto della persona che ho davanti in queste situazioni, perché tendo a pensare ai momenti belli. Un'altra cosa molto importante: bisogna stare attenti, quando ci succede qualcosa di bello, alle reazioni che hanno le persone che ci stanno attorno. E questo che fa veramente, tante volte, che fa capire se la persona davvero ci vuole bene e ci augura del bene oppure no. Molto spesso viene fuori l'invidia in questo modo, invidia che può esserci sia da parte di un'amica, di un amico, ma anche del partner. E a me è capitata questa cosa, quando mi capitavano delle cose belle, grazie al cielo la mia vita ne è piena e io sono molto grata all'universo, appunto perciò lo sapete, quando nella relazione che avevo e nell'amicizia, adesso ci arrivo, appunto, mi capitava qualcosa di bello, io questa cosa la raccontavo al mio partner, vedevo la reazione, che voi che reazione vi aspettate quando vi succede qualcosa di bello e andate pieni di felicità a raccontarlo alla persona che amate, o alla vostra migliore amica, o ad un'amica a cui volete bene. Ovviamente siete felici, raccontate quello che vi è successo, appunto, in modo gioioso e allegro, pieno di positività, e state molto attenti alla reazione che ottenete dall'altra persona, perché
Mi è capitato sia in amore che in amicizia di vedere reazioni che erano tutto tranne che reazioni positive, anzi creavo fastidio nell'altra persona. Era come se l'altra persona non volesse sentire quello che le stavo raccontando, come se le desse fastidio che le cose mi andassero bene. E mi è capitato appunto non solo in una relazione, ma mi è capitato anche in amicizia. Ero sicura il 1000 per 1000 di questo rapporto, altro rapporto che ho deciso io di chiudere con questa persona, che tra l'altro poi mi ha quasi non supplicato ma mi ha chiesto tante volte di incontrarci per parlarne, ma me ne aveva fatte talmente tante in un periodo talmente lungo, e qui forse sbaglio anch'io, ma non riesco a parlare, non riesco a dirlo quando una cosa mi fa rimanere male molto spesso, perché non voglio disturbare l'altra persona, appunto tendo a giustificare, fino a quando arrivo al punto che me ne hai fatte talmente tante, me ne hai dette talmente tante, che non, per me non c'è niente da recuperare. Ma tornando appunto al discorso, questa persona, quando mi capitava qualcosa di bello e io magari lo raccontavo, questa persona mi tirava giù il morale, cioè mi criticava, mi rendeva insicura, cioè vedevo che non era onestamente felice per me, così come io lo sarei stata per lei se mi avesse raccontato appunto qualcosa di bello, come lo ero quando le succedeva qualcosa di bello, ero felice, ma onestamente felice, perché per me se ai miei amici succede qualcosa di bello, ovviamente non è come se succedesse a me, ma un po' sì però, perché per me è bello sapere che anche ai miei amici succedono cose belle e sono onestamente felice per loro, anzi il mio pensiero va a come festeggiamo, quindi cioè questa sono io. E mi rendevo conto che in questa amicizia invece l'altra persona non era felice del fatto che le cose mi andassero bene, non era contenta dei miei traguardi. E quando avevo, altra cosa che ho notato, quando andavo da questa persona a cercare, da questa amica a cercare conforto, specialmente nell'ultimo periodo, non lo trovavo, anzi mi faceva stare peggio di prima. Avete presente quando andate da un'amica a dirle cavolo è successo questo oppure sta succedendo questo, e vai da lei cercando del conforto? Ecco, quando finivo di parlare con questa persona e stavo peggio di prima, cioè mi metteva più problemi di prima in testa, più pensieri, più ansia, era come se andando da lei io la situazione la peggiorassi. E piano piano, visto che appunto io tendo a non dire nulla inizialmente quando vedo questi comportamenti, che poi mi sono resa conto a posteriori con questa persona ci sono sempre stati, ma io non li vedevo inizialmente, siccome io non dico nulla, penso che l'altra persona sia convinta di poter fare tutto quello che desidera e dire tutto quello che desidera, perché tanto vede che da parte mia non c'è una reazione. Ma per come sono fatta io, appunto, io incasso, 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 giustifico, 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 fino a quando anche le persone che mi stanno attorno mi dicono ma tu ti rendi conto che cioè non è normale, non va bene questo comportamento, tu lo faresti? Ecco, questa è una parola che io vi consiglio veramente di farvi. Quando vi succede, quando un'amica, un amico, una persona qualsiasi vi fa qualcosa che vi fa rimanere male, pensate un attimino, voi l'avreste mai fatta o detta questa cosa all'altra persona? E se la risposta è no, significa che il rapporto è one way, cioè è unidirezionale, va solo la positività e l'affetto arriva solo da parte vostra, se questa cosa succede più volte. Nel mio caso, in questa precisa relazione ad esempio, mi sono fatta questa domanda ed ho pensato ma io mi sarei mai comportata così con questa persona, con questa amica? Le avrei mai detto queste cose? E la risposta era no, non l'avrei mai fatto, perché se voglio bene ad una persona non mi comporto così. Nei rapporti io ci tengo alle mie amiche, al mio partner, ma appunto anche alle mie amiche, e quindi non mi sognerei mai di dire determinate cose. E quando queste cose invece mi arrivano, me le sento dire, inevitabilmente piano piano mi rendo conto che non c'è lo stesso affetto da parte di quella persona che ho io per quella persona, se
Spero riusciate a capire quello che ho detto, che non so se il discorso era molto chiaro, ma appunto in questi video io chiacchiero liberamente con voi, non mi sono segnata niente, naturalmente sono discorsi che faccio con voi, così come ho fatto con i miei amici, perché comunque di queste cose ne ho parlato anche con i miei amici, e spero appunto che abbia un senso, che riusciate a capirmi, ma questo mi ha aiutato molto, perché spesso mi sono fermata. E anche una mia amica in particolare me lo chiedeva sempre: fermati un attimo, tu ti saresti mai comportata così? L'avresti detta questa cosa? Se la tua amica fosse venuta da te a dirti la stessa identica cosa, tu le avresti risposto così? E la risposta da parte mia era sempre assolutamente no, ma neanche nel più remoto dei casi, no, mai, assolutamente. E quindi lì ti rendi conto che forse l'amicizia che credevi ci fosse, alla fine non c'è, o comunque c'è, ma solo da parte tua, anche se in questa situazione, in questa amicizia in particolare, penso che siano anche un po' peggiorate le cose. Inizialmente questa persona non era così, è cambiata, diciamo, un po' nell'arco di tempo in cui ci siamo frequentate, quindi non era semplice neanche per me rendermi conto inizialmente, perché comunque non era così pesante la situazione come lo era alla fine, anche se appunto riguardandomi indietro è anche molto importante quando i tuoi amici ti dicono: guarda che quella persona a me non è mai piaciuta e questa cosa mi è successa e poi avevano ragione. È molto importante in realtà soffermarsi anche sulle minime red flag, anche su cose che dici: no vabbè, non è niente, succede, magari era nervosa, magari è la giornata. Cioè, non giustificate i comportamenti degli altri se vi fanno stare male. Ricordatevi che è questa... Scusate, non riesco a parlare che metto la matita. Questa è una cosa che dico e voglio ricordare a me stessa, e lo faccio giorno dopo giorno perché è importante, di fidarvi del vostro istinto. Se vi sembra che qualcosa non vada bene, molto probabilmente qualcosa non sta andando bene, c'è qualcosa che non va. Non fate mai gaslighting, non tentate di zittire mai il vostro istinto, perché non sbaglia mai. Quindi sia in amore che in amicizia, se c'è qualcosa che non vi convince, se vi scatta un campanello d'allarme, il vostro istinto vi dice: attenzione, attenzione, qui c'è qualcosa che non va. O anche se semplicemente quella persona vi fa stare male, non pensate di essere voi sbagliate, perché a me è capitato spesso, capita spesso, penso di essere io troppo emotiva, io troppo sensibile, smettila di rimanerci male per niente, eccetera, quando in realtà dovrei pensare perché questa persona mi fa restare male. Non dobbiamo mai cercare di zittire, annientare le nostre emozioni. Se ci sono, c'è un perché, non giustifichiamo gli altri facendo gaslighting a noi stessi, perché se siete come me tendete a farlo e appunto vi fate del male a voi stessi, ve lo dico per esperienza. Anche perché poi ogni volta alla fine il mio istinto aveva ragione. E appunto ascoltate anche quello che vi dicono i vostri amici. Se c'è una persona che non piace a nessuno, anche qui probabilmente, non sempre, ma a volte gli altri riescono a vedere cose che magari voi non riuscite a vedere perché siete emotivamente coinvolti nella situazione. E appunto può succedere sia in amore ma anche in amicizia. Ok, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Il nostro trucco è completo. Spero che vi sia stato utile quello che vi ho raccontato, perché ripeto, non è semplice per me aprire questi cassetti della mia mente e rivivere tutto quanto, perché anche adesso che finisco questo video comunque continuerò a ripensarci. E anche se non si vede probabilmente, ma ci sto molto male, no? Io sono molto brava a non far leggere le mie emozioni, a non farle vedere, e penso che sia una cosa che ho preso dalla parte di mio papà, dalla parte non italiana della famiglia. Siamo molto più freddi, però è solo una facciata, in realtà dentro sto molto molto male. Però sì, ripeto,
parlare di queste cose a me sarebbe servito tempo fa, quindi so che anche se per una sola persona sarà utile questo discorso, sarà utile sentire le mie esperienze, per me ne è valsa la pena fare questo video. Quindi fatemi sapere tutto nei commenti, come sempre li leggo sempre tutti, e in questi casi, in queste tipologie di video, secondo me è molto utile anche parlare tra di voi, parlare tra di noi, per sentire anche le esperienze degli altri, perché anche questo può aiutare molto, non solo la mia, ma anche le esperienze di tutti quanti voi che mi state guardando in questo momento. Io quindi vi mando un bacio gigantesco, perché vi voglio tanto tanto bene, non dimenticatelo mai. Come al solito vi do un abbraccio, aspettate che vi prendo, eccoci, vi do un abbraccio forte 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 forte, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.